Grazie Presidente. Io, dopo averla ascoltata ieri in televisione e oggi qui, mi sono detto: questo è veramente bravo come oratore, è bravo quasi quanto Berlusconi. Poi ho pensato come definire questo misto tra la pazzia e il coraggio che mette in quello che si propone di fare, e credo che la sintesi si possa trovare in una definizione, quello che riconduca all'incoscienza della volontà. L'incoscienza della volontà, che di per sé non è neanche un qualcosa di negativo, perché uno si potrebbe spaventare e scappare. L'importante è che questa incoscienza della volontà si coniughi con la coscienza della realtà, con quello che si può fare, si può realisticamente fare, e quello che non si può fare. Vede, io al suo predecessore, Presidente Letta, che qui in aula, in occasione della fiducia, consigliai di volare alto e di guardarsi alle spalle. A lei consiglio invece di volare un po' più basso, perché secondo me il salvare un'azienda, i lavoratori di un'azienda, vale molto di più che 1000 tweet, e che quando lei andrà a visitare le scuole, le consiglio di portarsi anche con sé la carta delle fotocopie, così eviteremmo ai genitori di fare le collette, poiché lo Stato non è più in grado di garantire neppure questo. Lei ha di fronte una montagna di problemi che adesso deve scavare. Lei ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare. Forse lei dirà: no, io non l'ho voluta, in realtà me l'hanno tirata dietro. Lo sappiamo che non è così, perché ha rifiutato la borraccia a chi gliela chiedeva, ha lavorato in qualche modo per bucargli le gomme. Ma adesso lei riparte per questo gran premio della montagna con il rapporto da discesa, perché a me sembra che lei la faccia un po' troppo facile questa vicenda. La fa soprattutto facile perché lei non è passato a chiedere la spinta credibile e formidabile del popolo sovrano attraverso le elezioni. Ha preferito passare attraverso il chiuso del Gran Consiglio del Partito Democratico. E questo, guardi, quando lei parla di democrazia interna, dovrebbe sapere anche che le sfiducie passano attraverso il Parlamento, non semplicemente attraverso i Gran Consigli dei partiti. Detto questo, la sua forza oggi si fonda fondamentalmente sulla debolezza e sulla pavidità del Parlamento. Un Parlamento tremebondo che, su tutto il discorso, talvolta vago, talvolta preciso, credo abbia apprezzato particolarmente un passaggio, il punto pregnante, e cioè che lei mira a durare fino al 2018. È questo forse l'elemento fondamentale che le permette oggi di ottenere una fiducia di un Parlamento tremebondo e fragile. Quando i Parlamenti sono tremebondi e fragili, per cortesia, grazie, e quando i Parlamenti sono tremebondi e facili, è possibile liberare il banco del governo? Mi scusi, onorevole Colaninno, lei sa che il banco del governo deve essere liberato. Prego, onorevole Giorgetti. Lei ha citato il caso del 92-94, periodo noto. Quel periodo il Parlamento tremebondo e fragile ha fatto delle cose importanti, ma ha fatto anche gravissimi errori. Quando il Parlamento è fragile possono succedere cose spiacevoli, come quella della svendita dei tesori di Stato, piuttosto che la rapina a mano lesta a mezzanotte sui conti correnti di tutti i cittadini. Certamente questo è un governo, ed è il governo Renzi. È Matteo Renzi, un uomo solo al comando. Lei l'impronta l'ha lasciata, e qualcuno di noi ha visto anche dei segnali di fumo che in qualche modo ci ha rifornito. Ad esempio, lei è riuscito ad abolire tu cur il Ministero dell'Immigrazione e del connesso Ministro Kyenge. Se l'avessimo proposto noi saremmo stati razzisti, l'ha fatto lei, e nessuno si è sentito il dovere di ricordarglielo, anche perché probabilmente nessuno si è accorto neppure dell'esistenza di questo Ministero. È riuscito pure ad abolire il Ministero per l'Europa. Se l'avessimo fatto noi saremmo stati dei euroscettici, eurocritici, condannati, e invece lei l'ha fatto
sacrificando anche pure un ottimo ministro come il ministro Moavero, a cui oggi rendiamo l'onore delle armi. Però lei è un intuitivo e per il ministro, Ministero dell'Economia, il ministero cuore del governo, non ha trovato meglio che di scegliere il professor Padoan, ottimo professore, che ha ammesso, tornando dall'Australia, di averlo incontrato una volta sola in vita sua. Devo dire che è stato evidentemente un amore a prima vista, però non vorremmo credere, diciamo così, a quello che il ministro Del Rio, sottosegretario Del Rio, oggi si è lasciato scappare della tassazione dei BOT e dei patrimoni, perché altrimenti questo amore a prima vista è uno di quelli che non ci scorderemo mai più. Lei arriva con la fama del rottamatore. Sappiamo che demolire è un po' diverso dal costruire e forse è più facile demolire che costruire. E avremmo voluto nei suoi interventi così, diciamo, lunghi e anche suggestivi ascoltare qualche parola chiara e priva, diciamo così, di quelli che sono i tabù che oggi circondano ad esempio il tema dell'immigrazione. Avrebbe dovuto avere il coraggio di dire e demolire il velo di ipocrisia che fa dire che l'immigrazione è una cosa positiva perché garantisce le pensioni degli italiani, quando è il principio cardine di ogni principio di vivere civile, tipico di paesi civilissimi come la Svizzera, come la Gran Bretagna e il Regno Unito, come gli Stati Uniti. Avrebbe dovuto venire qui a dirci sul federalismo, che quello che si dice in giro, che si legge sui giornali, non è vero, che il principio di responsabilità è il principio fondante di qualsiasi democrazia che funzioni, che i comuni virtuosi vanno premiati e i comuni viziosi vanno puniti. E lei ci deve dire se il decreto Salva Roma, che affronteremo domani, lei lo vuole tenere in piedi, sì o no? Perché questo è un paese e questo è un comune che oggi ha annunciato che il bike share è totalmente eliminato perché le biciclette le hanno rubate tutte qui a Roma. Quindi ladri di biciclette nel 1948, Roma 2014, evidentemente non è cambiato niente. Volevamo sentire parlare più chiaramente sull'euro e l'Europa, questo tabù. Diciamocelo chiaramente che da quando è stato introdotto l'euro in questo paese, l'Italia è l'unico in tutta Europa che ha avuto un PIL di crescita negativo. Abbiamo il coraggio di dirlo, sì o no, che questo ha ingrippato e ha fatto un'ecatombe di imprese e di posti di lavoro. E le ricordo, peraltro, ministro Renzi, lei al Senato ha detto siamo al record per quanto riguarda la disoccupazione. Io le faccio presente che con il ministro Maroni abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto della storia repubblicana e abbiamo toccato il tasso più alto di disoccupazione con un governo di sinistra. Questa è la verità dei fatti. Nei suoi discorsi abbiamo sentito grandi proclami. Per carità, sono ipotesi assolutamente condivisibili. Peraltro, per quanto riguarda le riforme, su di lei e sul suo partito grava e non è andato in prescrizione la colpa per avere sabotato queste stesse identiche riforme approvate 8 anni fa e che sono state cancellate per iniziativa della sinistra. E questa è una colpa, lo ribadisco, che non è caduta in prescrizione. Vi portate dietro perché buona parte dei risultati che oggi a cui dobbiamo assistere dipende da questo. Noi per questo motivo non abbiamo sentito parole chiare su questi temi che sono i temi decisivi. L'euro per quanto riguarda l'economia, il federalismo fiscale per quanto riguarda il vivere civile e la burocrazia e la pubblica amministrazione, l'immigrazione per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, noi non le daremo la fiducia. Oggi lei arriva qui in un clima in cui sembra che dopo di me il diluvio. Lei arriva qui con un alone Renzi, uomo della provvidenza. Ecco, noi neghiamo la fiducia al governo Renzi e ormai confidiamo solo nella provvidenza.